l'allegria è la caratteristica evidentemente della mia musica, spero che lo sia ancora adesso, perché vengo da una famiglia di ristoratori, per cui diciamo che io fin da piccolo stavo sempre in mezzo ai tavoli e vedevo lavorare mio padre e mia madre in questo ristorante che ancora esiste, e lì ho imparato, insomma imparato, ho amato molto l'essere conviviale con gli altri, no? Per cui anche un po' involontariamente mi sono ritrovato a fare musica, perché evidentemente ero progettato per fare altro, forse per seguire le orme di mio padre che era un ristoratore, un oste, però poi il caso ha voluto che così mi inserissi involontariamente, come ho già detto, nella musica, per cui da 13 anni da bambino ho cominciato a frequentare la banda del quartiere di Sette Camini che sta a Roma, e lì insieme a tantissimi altri bambini ho praticato questa cosa dello strumento, anche se devo dire che all'inizio il sassofono non mi piaceva molto, tanto è vero che dissi a mio padre se poteva farmi cambiare il sassofono con la tromba, però lui mi disse aspetta un attimo, almeno provalo, perché lo montai anche all'incontrario, montai il becco al rovescio con l'ancia in alto, e siccome vibrava tutto il labbro in maniera sgradevole gli dissi sta cosa, poi lui mi disse dai provaci ancora, e continuai a suonare questo sassofono contralto. Poi in realtà all'età di 15-16 anni mi innamorai molto di questo strumento, perché scoprì su un disco compilation, diciamo, allegato al giornale Musica Jazz, una compilation di sassofonisti tra cui Cano Ballard, Delay, Art Pepper, Charlie Parker, che mi hanno letteralmente folgorato, cioè avevo delle sensazioni molto molto strane, non capendo anche il loro linguaggio, però come se dentro di me fossi ribolliva proprio un piacere enorme nell'ascoltare queste improvvisazioni, e da allora ho cominciato a fare musica evidentemente ereditando anche la parte allegra della realtà nella quale vivevo, che era quella del ristorante. Secondo me un buon consiglio è quello di cercare di non spaventarsi troppo nel momento in cui si vede questa montagna apparire davanti a noi, che sembra essere insuperabile, e in realtà lo è insuperabile, perché la musica non credo che mai nessuno sia arrivato al punto di dire che ha capito tutto, o se lo fa è perché evidentemente non sta bene. Però appunto affrontarla con meno paura è buono, perché io ricordo quando studio ancora tuttora, impazzivo per le scale, per le tonalità, per cercare di capire un po' tutte le varie sfumature di ciò che dovevo studiare per portare a casa un risultato buono, e l'ho fatto. E tutto ciò mi faceva un po' paura a volte, perché studiare i brani in tutte le tonalità era molto difficile. Quando poi un giorno così mi sono svegliato e ho pensato che in fondo il nostro linguaggio che abbiamo dentro è dato dalla nostra sensibilità, per cui ho cominciato non più a ragionare con le scale ma con i gradi, cioè adesso dico un'esagerazione, la scala in realtà non esisterebbe, ne esisterebbe solo una se vogliamo, perché ognuno di noi può dire qualcosa usando il linguaggio che ha dentro di lui, il più semplice possibile, insomma. Per cui le scale sicuramente bisognerà impararle, non bisogna spaventarsi, però bisogna imparare un linguaggio che è dato dai gradi, secondo me. Per cui diciamo che un do è un do, potrebbe essere una tonica, potrebbe essere una terza, potrebbe essere una quinta, potrebbe essere qualsiasi cosa. Dipende da come noi lo affrontiamo quel do. Certamente se non lo chiamiamo do è ancora meglio, perché lo chiamiamo primo grado, secondo grado, terzo grado, siamo un po' più tranquilli e rilassati. Ma comunque è un discorso complesso da fare in un'intervista. Consiglierei però di non spaventarsi e di andare avanti, anche nei momenti più difficili, quando uno pensa di non aver capito delle cose e pensa di essere tornato indietro. Ecco, quello è un buon momento, quello è un momento in cui invece uno sta anche crescendo. Però è fatta di tanti momenti oscuri, diciamo così, nei quali uno può anche buttarsi giù e pensare di non farcela. Ecco, questo ci sarà sempre, per cui state sereni e godetevi la musica per quello che riuscite a fare, in maniera sincera.
Beh, è un po' estrema questa frase che ho detto dell'impressione di non esistere, non è veramente così, cioè diciamo che è capitato in un momento in cui evidentemente la mia trasformazione da ragazzo a uomo è capitata in Francia, per cui ho detto questa frase semplicemente perché ha fatto scoprire un nuovo Stefano dentro di me che magari in Italia non avevo ancora avuto modo di tirare fuori, per cui la parte più adulta è nata in Francia, se vogliamo, e ho conosciuto me stesso un po' più uomo, un po' più intraprendente, un po' più anche che rischiava qualcosina in più cercando di vivere con le proprie economie, con il proprio lavoro. In Italia ero abituato ad avere la mia famiglia che mi ha sempre sostenuto, lo ha sempre fatto, per carità, che ringrazio ancora oggi, ma in Francia ebbi l'opportunità di scoprire me stesso attraverso anche la magia e la fortuna di aver incontrato persone che mi hanno dato la possibilità di lavorare tantissimo. Pensate che io in 2 giorni che andai in Francia, mi ricordo grazie a Jean-Pierre Comot, ebbi 2 contratti in 2 giorni in un club, per cui non è, insomma, ho avuto il primo giorno, credo mi assunse Aldo Romano nel suo gruppo con prosodie, fece un disco. Il secondo giorno, siccome c'era un batterista sostituto di Aldo Romano ed era Stéphane Houchard, che portò il direttore dell'Orchestra Nazionale Francese, ebbi un contratto di 3 anni con l'Orchestra Nazionale Francese. E dunque tutto questo è abbastanza, insomma, incredibile, perché io andai lì a fare 2 concerti in un jazz club e mi ritrovai per 3 anni assunto a Parigi con uno stipendio anche importante, per cui insomma ero stato molto fortunato, devo dire. L'incontro con Petrucciani appunto fece parte di questa lunga, diciamo, sfilza di accadimenti fortunati che io ebbi in Francia, tra cui l'incontro con Michel Petrucciani, che fu grazie, se non ricordo male, a Flavio Boltro e Gilda Buttà, che era la sua compagna di quel momento, perché lui era a Parigi, ci vedevamo a Roma, ci vedevamo a Parigi, ma così amichevolmente. Poi dopo evidentemente lui ha ritenuto opportuno chiamarmi in questo suo gruppo nuovo che stava facendo durante le nostre uscite che facevamo a Parigi in quell'epoca, dove andavamo a vedere appunto Diana Krall piuttosto che un altro artista ancora in erba perché non erano famosissimi. E durante una di queste serate, mi ricordo ancora, la Villa, si chiamava così il jazz club dell'epoca, mi chiese se volessi far parte di questa band con Bob Brookmeyer, Steve Gadd, ovviamente io fui molto contento e dissi subito di sì, ma anche lì insomma è stato un momento molto fortunato e ho passato degli anni stupendi insieme a questo grandissimo artista. Round About Roma, sì, è un progetto che io ho fatto dedicato alla città di Roma, perché un giorno mi addormentai, come tutte le notti, ma sognai di essere una tartaruga, chissà perché, e in questo mio sogno mi feci un po' tutta Roma in maniera molto lenta. Mi ricordo che stavo dentro questo guscio e vedevo tutte queste bellissime opere d'arte che erano a Roma, passando appunto per il Colosseo, verso Piazza Venezia, insomma mi sono fatto tutta la città con le sembianze di una tartaruga, e lì scrissi queste musiche, insomma, in questo sogno. Poi il giorno dopo le misi un po' così su carta, chiamai il mio amico Vince Mendoza e gli dissi: guarda, ho queste musiche, che ne pensi? Vi va di fare questa cosa? Lo dissi anche a Bruce Lundvall e Michael Cuscuna, che all'epoca erano i miei produttori della Blue Note. Ma a quell'epoca si stava progettando un grandissimo progetto insieme a Walter Veltroni, che era poi quello che è diventato oggi la Casa del Jazz, che è un luogo straordinario e che offre la possibilità a tantissimi gruppi di esprimersi in un contesto davvero molto molto bello. Allora, Castro Reale io non lo conoscevo, però dentro di me sento che qualcosa invece ne sapeva il mio inconscio, perché sono venuto qui, ho trovato un posto bellissimo con una signora che fa il direttore di qualcosa, che ci ha accolto con una faccia stupenda. E un luogo magico, direi, un luogo magico fatto di cose molto preziose, appunto di questo piccolo borgo del quale stiamo facendo l'intervista con lei. E è molto emozionante stare qui in Sicilia, ancora di più su questa, diciamo, montagna, se si può dire così,
a pochi chilometri dal mare. Per noi è un privilegio perché sono terre che hanno molto da dire. Noi quando mettiamo piede qui ci sentiamo emozionati. Io ho visto il mio bassista, che adesso voi non vedete ma sta alla mia destra, e prima si è commosso. Per cui, che possiamo dire? È un posto meraviglioso, ma come tutta la Sicilia del resto. Minchia, una domanda mi vuoi fare sui progetti futuri? Io adesso te lo dico perché noi abbiamo fatto un lavoro con uno straordinario regista giovanissimo che si chiama Lamberto Sanfelice, lavoro per il quale ci siamo trovati addirittura a interpretare parti all'interno del film, un film che uscirà, mi auguro, a breve, tra 4 o 5 mesi, a parti proprio attoriali, direi, nel quale ci siamo cimentati sia come musicisti, dunque abbiamo fatto la colonna sonora, ma anche come attori. Il film vuole essere anche un velato omaggio al grandissimo Massimo Urbani, che è quello che un po' è stato, diciamo, la bandiera del talento jazzistico italiano per eccellenza, cioè quell'individuo che più si avvicina al talento di Charlie Parker per gli americani. Dunque, qualcuno che inspiegabilmente ha preso il sassofono e ha dimostrato di avere delle doti superiori semplicemente suonandolo. Per cui è un modo come un altro per ricordarlo, per far rivivere questo grande talento che è stato Massimo Albani. Dunque il film è in fase di montaggio adesso, e questo è un progetto ambizioso e potente per noi, perché ci ha messo di fronte a una nuova esperienza. Dunque io e tutti i musicisti che collaborano con me abbiamo passato veramente dei momenti stupendi con il grandissimo Luca Bigazzi, che è un direttore della fotografia straordinario, e tantissimi altri professionisti. Abbiamo un altro progetto in preparazione con mia moglie Nikki Nicolai, un altro progetto con il bassista Kyle Eastwood sulla musica del maestro Ennio Morricone, e tantissimi altri progetti. Insomma, non ci facciamo mancare le cose, perché siamo curiosi, vogliamo addirittura forse adesso apriremo un bed and breakfast anche noi, perché il mio bassista necessita di questo tipo di esperienza. È fatto così. Anzi, che l'ho fermato, voleva andare a vivere in un'isola, vi rendete conto? In Sudafrica. Ci sono isole in Sudafrica? Forse sì. Comunque, chiediamo scusa e vi ringraziamo per l'opportunità. Un saluto a Marco Mengoni che avete dietro, ma poi prima o poi lo vedrete anche voi. Arrivederci.